Paolo Iaconi, l'associazione Castellarte ha organizzato un evento davvero particolare, una competizione a livello musicale fatta su una nave da crociera. Ecco, quali sono i dettagli? Allora, l'amministrazione dal nome Symphony, la nostra idea, e cui abbiamo lavorato a livello organizzativo un bel po' di tempo, è un concorso per orchestre SMIM, cioè le scuole a indirizzo musicale, scuole medie, che si è svolta sulla nave Grimaldi Lines sulla rotta Civitavecchia-Barcellona. Quindi nel corso del viaggio sei orchestre si sono misurate in una competizione musicale. Come prevedizione è andata molto bene e l'entusiasmo è stato tantissimo da parte delle scolaresche, e inoltre si è, oltre al viaggio, diciamo così, musicale, si è abbinato anche una visita guidata al, come avviene di solito nel viaggio di istruzione, quindi un programma completo diviso in 4 giornate. Maria Rosa dei Svaldi, qual è stata la componente un po' emotiva di queste giornate? La parte emozionale è stata soprattutto nostra, perché avevamo una tensione particolare, è un progetto assolutamente innovativo, unico nel suo genere, e abbiamo impiegato almeno 2 anni per poter far passare questo progetto alla Grimaldi, che poi effettivamente, insomma, ha capito, ha intuito la potenzialità di questo progetto. E la cosa che ci ha fatto veramente, ci ha dato la misura dell'importanza di questo evento è stato il commissario di bordo, che ha detto che non si era mai emozionato così tanto. Un vincitore sicuro, ma il maestro ha voluto dare degli ex aequo come secondo premio, proprio perché lo spirito non era quello della competizione pura. C'era una vera competizione, ma non in senso né punitivo né restrittivo.